scritto onere della prova quando il contribuente vuole accedere a un trattamento di favore sempre in capo a lui. Ecco. E se il contribuente mi dice: caro comune, quel fabbricato non è, non sono io proprietario. Come? Dice il comune. Dagli atti catastali risulti tu. Che valore hanno quelle risultanze catastali? La Cassazione negli anni ha sempre detto: attenzione, la soggettività passiva per i tributi locali non è che la determinano le risultanze catastali. Perché? Perché sapete bene che i soggetti passivi sono il proprietario e il titolare di uno degli altri diritti reali, diritto di abitazione, di usufrutto, eccetera. Sono istituti civilistici che si determinano con il contratto con il quale si cede la proprietà, con il contratto con il quale si costituisce un diritto di abitazione, poi c'è quello di 540 del coniuge superstite che si costituisce ex lege, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che non è il dato catastale a determinare la soggettività passiva. Questo è un principio che è chiaro, no? Tant'è che la Cassazione ha sempre detto: se il contribuente ci dimostra che nonostante in catasto risulti lui intestatario di quell'immobile, ci dimostra che quell'immobile, per esempio, per fare un esempio, l'ha venduto, non è che io posso dire: no, l'IMU me la devi pagare tu, perché in catasto risulti tu, poi fai la variazione. Assolutamente no, perché la soggettività passiva non è determinata dal catasto, ma dall'istituto civilistico del diritto di proprietà. Se la proprietà è stata ceduta, è stata ceduta, ovviamente ci deve produrre il contratto di cessione. Questo è un principio fermo. L'intervento recente della Cassazione è interessante perché la Cassazione dice: fermo restando che le risultanze catastali non determinano la soggettività passiva, però determinano una inversione dell'onere della prova, determinano una presunzione legale relativa, che è quella, sapete, che vuole la prova contraria da parte del soggetto che dice no, non è così. Che, per fare l'esempio, un catasto risulta che sono proprietario di quell'immobile. Se io, contribuente, non provo, lo devo fare io, non il comune, io non provo che non sono io proprietario o non sono più proprietario, quel dato catastale ha efficacia piena. Mi prova che io sono il proprietario, ok? Quindi questo è il passaggio nuovo. Questa pronuncia che di agosto, ripeto, è importante, depositata agosto, ma decisa, diciamo, discussa a giugno, ecco perché ve l'ho segnalata, questa non è mia, ma ero lì da spia sempre a pettegolare, perché ecco, ci risolve questi casi. È stata chiara la Cassazione: il dato catastale non è costitutivo della soggettività passiva, perché la soggettività passiva è determinata dalla proprietà o da un altro diritto reale, ma è, lo ha detto proprio chiaramente, presunzione legale e relativa. Le presunzioni legali e relative, sapete quali sono? Sono quelle che nella nostra materia sono così salvo la prova contraria, cioè l'onere della prova viene data all'altro soggetto che vuole dimostrare che non sia così. Se non viene fornita la prova contraria, il dato catastale diventa dato certo, punto. Anche l'avesse contestato, facciamo l'ipotesi che l'avesse impugnato, no? Ecco, se il contenzioso non produce l'atto di compravendita, il diritto di usufrutto, insomma quell'atto che dimostra che lui non è o non è più soggetto passivo, un giudice che segue, e comunque non comune, lo contestiamo, comunque quel dato catastale è dato assolutamente, che mi dà la soggettività passiva. Quindi nei confronti anche della Corte dei Conti noi siamo tenuti a... Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, ecco perché è importante questa pronuncia. Tra l'altro in questa pronuncia ne richiama alcune di maggio, sempre del 2019, io non sono riuscita, non ho avuto il tempo, lo dico sinceramente, di andare a reperirle, ma ecco perché l'ha decisa con ordinanza e non con sentenza. Sapete bene che le decisioni con ordinanza rispetto alle sentenze, uno dice: ma perché a volte ordinanza, a volte sentenza? Ordinanza quando la Cassazione le decide con la procedura del 375, perché su quella vicenda ci ha messo la parola fine e non vuole che si torni più, altrimenti le decide con sentenza. Quindi questa ordinanza non ha detto che il soggetto passivo è quello che risulta in catasto, il soggetto passivo è quello che risulta in base al contratto di compravendita, per fare esempio. Questa interviene sull'onere della prova, cioè dice: se in catasto risulta proprietario Maria Suppa e Maria Suppa non mi dimostra
Se il comune ne viene a conoscenza, certo, o Maria Suppa non mi dimostra che non è lei la proprietaria, il soggetto passivo è Maria Suppa, ok? Che poi il comune voglia fare un minimo di attività in ragione dei principi di collaborazione ci sta. Ma detto questo, se da questa attività che viene fatta per scelta, non per obbligo, non risulta niente, il soggetto passivo, e su questo siatene certi, è colui che risulta dai dati cadastrali. La Cassazione ha spiegato, e lo ha detto in udienza anche, perché è anche importante il perché motivano le cose, per dare certezza ai rapporti giuridici, perché diversamente qui avremmo un'incertezza su chi è e chi non è il proprietario. Ok? Quindi questa giurisprudenza di diritto vivente non interviene sulla soggettività passiva, che è sempre data dagli atti di compravendita, costituzione di un diritto di usufrutto, ma sulla prova. Ok? Mentre prima impazzivamo per andare a cercare, a ritrovare chi è il proprietario e chi non è, ora sappiamo con certezza che non dobbiamo fare tutto questo lavoro. Se vogliamo farlo, facciamolo, non è che ci impedisce, ma non siamo tenuti a farlo, e se decidiamo di farlo e all'esito, no, sai perché? Perché è una presunzione legale relativa, è stata qualificata presunzione legale relativa. Le presunzioni legali relative sono degli istituti giuridici che per legge vogliono la prova contraria, ok? Ecco perché si supera anche la buon andamento o buona fede. È stato attribuito proprio valore di presunzione legale relativa, lo ha detto in udienza chiaramente. Come ne abbiamo tante, soprattutto sui tributi erariali, no? Redditori, eccetera, eccetera, siamo pieni di presunzioni legali relative. Sono quelle che sono così, salvo la prova contraria. E questa è uno di quei casi.